marzo, festa della donna, le iniziative di Avola e Noto. ISAB Sud commissiona attività produttive in prefettura. Brogli elettorali, Pippo Giannuso si è incatenato in Piazza della Repubblica. Siracusa, cronaca, incidente in via Letizia, nessun danno grave. Florida, cronaca e risultati dell'autopsia di Nicola Laporta. Un cordiale benvenuto a tutti voi al consueto appuntamento con 8 News e auguri a tutte le donne. Oggi lo sapete, è l'8 marzo, la giornata internazionale della donna, una giornata istituita in tutto il mondo per ricordare le lotte delle donne per ottenere i loro diritti, una giornata per ricordare le donne che in nome di quei diritti sono morte e una giornata per non dimenticare le continue vessazioni, le continue umiliazioni che la donna subito nel corso di secoli e secoli di storia e che continua a subire ancora in molte parti del mondo e anche in Italia. Diverse sono le iniziative che si sono svolte in tutta la provincia, in particolare questa mattina ad Avola c'è stato un flash mob connesso con l'iniziativa Semaforo Rosa, di Noto, organizzato dall'assessora Cettina Raudino. Allora siamo andati con le nostre telecamere a vedere come si è svolta la manifestazione. Vediamo il servizio. Allora, oggi 8 marzo, festa della donna, ad Avola il Centro Dorida ha organizzato un flash mob qui in piazza Umberto I. Sì, oggi è un 8 marzo diverso dal solito, vogliamo un po' di movimento, questo grazie alla partecipazione dei giovani, un flash mob in piazza per ricordare il significato dell'8 marzo e quindi del percorso che le donne hanno fatto fino adesso. Il flash mob si chiama Impariamo ad amare proprio perché è collegato a un progetto che è partito a febbraio nelle scuole superiori grazie alla collaborazione con l'Istituto Maiorana e Mattei, grazie anche alla sensibilità della dirigente scolastica Gabriella D'Ambrosio, perché vogliamo partire con una prevenzione all'interno delle scuole contro la violenza di genere. Impariamo ad amare infatti è un nome molto significativo e provocatorio perché noi non vogliamo portare avanti il discorso della sopraffazione, ma vogliamo proprio valorizzare la differenza di genere per raggiungere l'equilibrio fra i due sessi, ed è questo il messaggio che vogliamo portare anche con questo 8 marzo e come potrete vedere poi quei piccoli passi e quella piccola coreografia che abbiamo in mente ora di fare in piazza proprio per lasciare un messaggio che porti all'equilibrio fra i due generi. Il Centro Antiviolenza Doride opera qui ad Avola da poco più di un anno, accogliamo le donne che sono vittime di violenza e qualora la violenza ovviamente raggiunge l'apice ed è necessario rifugiare la donna perché corre il pericolo di vita, ovviamente poi le collochiamo presso le strutture protette. Siamo all'interno dei servizi sociali e questo grazie anche alla sensibilità del sindaco e dell'assessore Vincenzo Campisi che da subito ci ha messo a disposizione la sede dei servizi sociali dove nel pomeriggio accogliamo le donne. Chiaramente c'è tanta strada da fare perché dobbiamo anche far capire alle donne che uscire dalla violenza si può e quindi grazie alla collaborazione e alla presenza nostra. L'accogliere le donne appunto, che verranno accolte e che vengono accolte possono contare sulla presenza di professioniste serie, avvocate, psicologo, psicoterapeute, pedagogiste cliniche, operatrici che sono appositamente formate. Allora siamo con la presidente dell'associazione Dori, del Centro Antiviolenza di Avola, che oggi ha organizzato questo flash mob in piazza. Presidente della Consulta Comunale Femminile. Ecco, sì, lo specifichiamo. In collaborazione con la Consulta Comunale Femminile stiamo facendo questo evento dell'8 marzo qui in piazza Umberto. È un flash mob che è connesso con un'altra manifestazione, no? Quella organizzata dall'assessora Raudino di Noto. Sì, il flash mob si chiama Impariamo ad amare, quindi si rifà al progetto che stiamo presentando nelle scuole di Avola. In più abbiamo partecipato anche come Centro Antiviolenza Doride al Semaforo Rosa organizzato da Noto, dall'assessore Raudino. Nel pomeriggio ci sarà un flash mob pure a Noto sulla scalinata del Duomo. Senta, il vostro centro antiviolenza è un centro molto importante. Quante donne in media vengono da voi a chiedere aiuto? Diciamo da fine 2012 ad oggi abbiamo accolto circa 25 donne. Questo progetto è un progetto completamente gratuito, quindi è un volontariato che state facendo voi a favore appunto delle donne, senza nessun fine di lucro.
soprattutto per gli studenti e quindi per i giovani. E su base di volontariato non abbiamo avuto nessun finanziamento né da parte dell'amministrazione né da parte della scuola, però noi lo facciamo perché vogliamo far cambiare la cultura e la mentalità diciamo più diffusa. Quando nasce questo centro? Il centro nasce come centro autonomo nel 2012, però proviene già dall'esperienza di Sportello della rete dei centri antiviolenza di Raffaella Mauceri e tutte le operatrici hanno seguito un corso di formazione presso il centro antiviolenza, rete dei centri antiviolenza di Raffaella Mauceri. Siamo con il sindaco di Avola. Allora, signor sindaco, qual è il suo messaggio? Oggi è l'8 marzo, qual è il messaggio che vuole lanciare a tutte le donne e qual è la sua considerazione su questa importante giornata? Beh, sicuramente è una giornata che va ricordata ogni anno perché è portatrice di valori e di etica. Devo dire che le donne negli anni hanno acquisito già diversi diritti attraverso le leggi, principi, ma è chiaro che è fondamentale che a questi diritti e principi poi arrivino e siano legati quelli che sono i comportamenti e i modi di fare, ed è per questo che noi ogni anno ricordiamo questa giornata, perché crediamo che sia necessario ancora oggi fare in modo che le donne vengano trattate allo stesso modo in cui gli uomini vengono trattati, ma soprattutto ci sia un rispetto reciproco e sia fondamentale che non si usi la forza da parte dell'uomo, ma ci sia invece un rispetto reciproco basato su quello che è l'essere umano e su quelle che sono le capacità anche che le donne hanno rispetto agli uomini, anche nella sensibilità del vivere il quotidiano. Bene, avete visto alcune delle immagini della manifestazione di questa mattina, avete visto le donne erano vestite di nero e rosso, il rosso è diventato il colore simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Comunque la versione integrale del nostro servizio andrà in onda durante il nostro speciale dedicato proprio alla giornata delle donne alle 15.30 di oggi pomeriggio. Bene, abbiamo anche intervistato l'assessora Raudino che ci ha parlato dell'importanza della festa della donna e ha anche lasciato un messaggio a tutte le donne. Sentiamo. Allora, oggi è l'8 marzo, la giornata internazionale della donna, siamo con l'assessore Gettina Raudino che si è interessata molto al tema della donna, sappiamo che ha organizzato questa lunga manifestazione Semaforo Rosa. Cosa ci vuole dire riguardo a questa festa e qual è il messaggio che vuole dare a tutte le donne? E credo che oggi abbia particolarmente senso ritornare a parlare di modelli femminili. Mentre altrove si festeggia la donna in club in cui ci sono spogliarelli di uomini, noi festeggiamo la donna stringendoci tutte insieme in un flash mob, aprendo mostre, parlando di cultura e dedicando uno spettacolo teatrale alle storie del femminile, personaggi che hanno lasciato una traccia, un'impronta nel nostro percorso evolutivo. Quindi noi di donne oggi ne parliamo così. Qual è il messaggio che vuole dare in questa giornata molto importante a tutte le donne? Allora, è un messaggio che non è femminista, ma se dobbiamo utilizzare un epiteto possiamo dirlo post-femminista. Oggi le donne con orgoglio stanno alzando la testa, stanno conquistando sempre di più luoghi delle istituzioni, luoghi dirigenziali. Questo non vuol dire comunque che la lotta, il percorso di affermazione di un femminile autentico si è conclusa. Anzi, purtroppo il fenomeno del femminicidio ogni giorno testimonia, un giorno sì e un giorno no, testimonia che ancora questa conquista della libertà e dell'autodeterminazione del destino femminile è un percorso irto di ostacoli, quindi non è scontato ancora oggi nel 2014 parlare di indipendenza e di autonomia femminile nel senso più pieno del termine, quindi la donna non è semplicemente un totem, un'icona, la donna è una persona prima di tutto che ha bisogno di affermare se stessa in tutta la sua autenticità, quindi nella verità del modello femminile e non negli stereotipi che purtroppo la storia gli ha dovuto cucire addosso.
Bene, io vi ricordo che oggi a partire dalle 5 si terrà il flash mob a Noto, che conclude la lunga manifestazione di Semaforo Rosso organizzato proprio dall'assessora Raudino, e poi inoltre altre manifestazioni tra cui anche una rappresentazione teatrale. Larga partecipazione delle dipendenti della provincia regionale ieri mattina in via Brenta, sala espositiva, dove è stata celebrata la giornata internazionale della donna alla provincia. Il momento dedicato a tutte le donne è stato anticipato di un giorno, in quanto oggi gli uffici provinciali restano chiusi. La manifestazione è stata organizzata dal CRAL, dal Quinto Settore, Servizio Politiche Sociali e dall'Ufficio Pari Opportunità. L'incontro tra le donne della provincia regionale ha vissuto alcuni momenti particolarmente significativi. Sono state raccontate alcune storie di donne italiane e migranti, donne diverse ma con esperienze comuni. Altro argomento trattato, quello riguardante le donne migranti che richiedono protezione e asilo. Alla festa hanno partecipato anche alcune donne somale ed eritree. Nel corso della giornata sono state altresì proiettate delle immagini che hanno raccontato le conquiste compiute dalle donne. Poi alcuni momenti musicali con Puccio Castrogiovanni e la lettura della poesia A tutte le donne di Alda Merini. L'8 marzo non sia soltanto occasione di sterili passerelle, ma sia anche e soprattutto l'occasione per discutere in Sicilia della mancata applicazione della legge numero 3, quella sulla violenza sulle donne. Lo dichiara l'onorevole Vincenzo Vinciullo, vicepresidente vicario della Commissione Bilancio e Programmazione all'ARS, che a suo tempo fu il presentatore e il relatore del disegno di legge. La giornata di oggi sia anche l'occasione per confrontarsi su un argomento così importante, continua Vinciullo, in quanto la mancata applicazione di una legge è una ferita aperta che favorisce ancor più la diffusione di una cultura di mancato rispetto nei confronti dell'altro genere. Per questo, ha concluso l'onorevole Vinciullo, mi permetto di sollecitare che nel dibattito odierno possa essere inserito anche questo importante argomento. E adesso voltiamo pagina. Ieri, come vi avevamo accennato, c'è stata la riunione della Commissione Attività Produttive all'ARS in Prefettura a Siracusa per discutere della situazione della zona industriale di Priolo e l'avvio del piano di investimenti. Erano presenti fra gli altri il prefetto Armando Gradone, i vertici dell'ISAB, rappresentanti sindacali ed altri, ma vediamo meglio come si è svolta la riunione in questo servizio. La sicurezza dell'impianto ISAB e l'avvio del piano di investimenti, questi punti all'ordine del giorno della riunione della terza commissione attività produttive dell'Assemblea regionale siciliana presieduta dal deputato regionale Bruno Marziano, che ieri si è riunita nella sede siracusana della prefettura. Erano presenti il prefetto Armando Gradone, i deputati regionali Pippo Gianni, Stefano Zito, Enzo Vinciullo, Gianbattista Coltraro e anche Marica Cirone Di Marco in rappresentanza della quarta commissione parlamentare ambiente e territorio, i massimi vertici dell'ISAB, il presidente Oleg Durov, il direttore generale Bruno Martino e Claudio Geraci, responsabile relazioni esterne. Alla seduta hanno anche partecipato i rappresentanti di CGL, CISL, UIL e UGL del settore chimico, il commissario straordinario del comune di Augusta, Maria Carmela Librizzi, e pur essendo stati invitati, erano assenti i rappresentanti dei comuni di Siracusa, Priolo e Melilli. I vertici dell'ISAB, ha dichiarato il presidente della terza commissione attività produttive Bruno Marziano, hanno illustrato nel dettaglio le cause dell'incidente dovuto ad un problema meccanico. Ha ceduto un tubo di collegamento dell'impianto che produce idrogeno, ma non c'è stata emanazione di anidride solforosa nell'area e non ci sono lavoratori rimasti coinvolti. I rappresentanti della società hanno comunicato che consegneranno un dossier alla commissione sugli interventi di manutenzione svolti, tra cui l'ultimo lo scorso luglio, e sui programmi di investimento nel campo ambientale, come il progetto per aspirare i vapori quando le navi caricano i prodotti petroliferi, della tutela della salute e della sicurezza. Si è discusso anche di investimenti per il rafforzamento dell'apparato produttivo. Sarà direttamente il prefetto, ha continuato il parlamentare regionale Bruno Marziano, a guidare il tavolo di concertazione per verificare l'attuazione degli accordi e il raggiungimento degli obiettivi. Per quel che mi riguarda, esprimo massima soddisfazione per la seduta. Abbiamo raggiunto gli obiettivi sperati in termini di notizie sull'incidente e soprattutto di rassicurazione in materia di sicurezza dell'impianto. Questa è la prima tappa di un percorso che riguarderà anche le altre aziende della zona industriale, conclude Marziano.
E a proposito di ambiente, oggi pomeriggio alle 17 a Siracusa è previsto un dibattito nella chiesa di San Nicolò dei Cordari, Parco della Neapolis, organizzato dall'Associazione Ecologisti Democratici Siciliani per lanciare una serie di proposte attraverso la Green Economy. L'obiettivo della ECODEM, Ecologisti Democratici, è quello di trasformare la Sicilia in una piattaforma logistico-tecnologica e ambientale del Mediterraneo, secondo tre iniziative. Fare della Sicilia il perno delle politiche industriali innovative del Paese, investire per l'infrastrutturazione e il riassetto del territorio, valorizzare la gestione delle risorse ambientali, natura e turismo. Al coordinamento regionale di ECODEM interverranno Massimo Pintu, vicepresidente regionale di ECODEM, il sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo, l'assessore regionale ai beni culturali Maria Rita Sgarlata, l'assessore all'ambiente del comune di Siracusa Francesco Italia, la parlamentare all'ARS del PD Marica Cirone Di Marco, il presidente del consiglio comunale di Siracusa Antonio Sullo, il capogruppo Gruppo PD al Consiglio Comunale di Siracusa Francesco Pappalardo, Gianluca Romeo, Presidente Commissione Ambiente al Comune di Siracusa, Emma Schembari dell'Associazione Rifiuti Zero e infine Francesco Rizza, Pier Francesco Rizza del WWF e Giussi Mangano di Legambiente. E l'ex deputato all'ARS Pippo Gennuso, in seguito ad un incontro con il prefetto di Siracusa Armando Gradone, che evidentemente non ha portato ad un nulla di fatto, ha deciso di incatenarsi in Piazza della Repubblica. Come avevamo detto ieri, infatti, aveva già minacciato di incatenarsi qualora non si fosse arrivati ad una conclusione riguardo alla vicenda del ritorno al voto dei comuni di Pachino e Rosolini. Invece di incatenarsi di fronte alla prefettura, come aveva annunciato, ha deciso di farlo in una piazza simbolo come quella della Repubblica, perché, come spiega lo stesso Gennuso, in una Repubblica democratica come quella italiana certe cose non possono accadere. Poi la mia protesta, continua Gennuso, non è nei confronti del prefetto, e fargli un sit-in sotto il palazzo del governo sarebbe stato irrispettoso nei confronti di un'istituzione dello Stato. Come si ricorderà, aggiunge Gennuso, la prefettura era stata incaricata dal CGA a verificare le schede delle sezioni incriminate, soltanto che i plichi elettorali sono spariti dall'archivio del Tribunale di Siracusa. Un fatto gravissimo che ho denunciato al procuratore capo Paolo Giordano. Mi auguro, conclude Gennuso, che anche su questo episodio si faccia luce. Al più presto, non intendo fermarmi fino a quando non trionferà la giustizia. E sempre su questo caso si esprime Toni Gulino, componente della direzione regionale del Partito Democratico Siciliano. Se una sentenza del CGA, dice Gulino, ha decretato la ripetizione delle elezioni regionali del 2012 in 9 seggi elettorali della provincia di Siracusa, per un senso di giustizia ma soprattutto di democrazia bisogna tornare a votare. Una sentenza, continua Gulino, quando è tra l'altro inappellabile, va sempre rispettata ed eseguita, altrimenti non c'è democrazia. In uno Stato di diritto dove ci sono diversi gradi di giudizio non si può far finta di niente, bisogna indire subito le elezioni in quei seggi dove il CGA non ha potuto verificare se vi sono state o meno irregolarità, a garanzia dei cittadini elettori e degli stessi candidati. E si esprimono anche Stefania Prestigiacomo e il senatore Bruno Alicata. La mancata applicazione della sentenza del CGA di Palermo per il ritorno alle urne in 9 sezioni della provincia di Siracusa è un fatto scandaloso, dicono la Prestigiacomo e Alicata. Siamo profondamente sorpresi del fatto che il presidente della regione, forse troppo impegnato nei suoi spot propagandistici, non si sia deciso a firmare il decreto per indire le elezioni. Il rispetto della legge, della legalità e soprattutto della democrazia non può essere a doppia velocità. La vicenda dei brogli elettorali in occasione delle regionali del 2012 in provincia di Siracusa è inquietante ed è aggravata ulteriormente dalla sparizione dei plichi elettorali oggetto di verifica da parte del CGA. Si faccia piena luce su questa gravissima vicenda e il presidente Crocetta non perda ancora tempo, stabilisca subito la data delle elezioni per ripristinare la democrazia e la legalità violati nel rispetto dei cittadini. E vediamo adesso cosa ha detto invece il presidente dell'Assemblea Attività Produttive all'ARS, Bruno Marziano, che interviene appunto riguardo ai brogli elettorali e alle elezioni da rifare, mettendo in luce alcune problematiche. Sentiamo.
Sarebbe opportuno che Pippo Giannuso smettesse di fare queste plateali proteste. Hanno tutto il sapore di una pressione indebita nei confronti della magistratura. E il deputato regionale Bruno Marziano, presidente della terza commissione attività produttive dell'ARS, ad intervenire sul probabile ritorno alle urne per le elezioni regionali del 2012. Una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa che ha voluto decretare che si dovrebbe ritornare alle urne in 9 sezioni, 6 a Pachino e 3 a Rosolini. Giannuso, ha dichiarato l'onorevole Bruno Marziano, continua in queste plateali forme di protesta che non hanno ragion d'essere perché tendono semplicemente a rovesciare la verità. La sentenza in questione è basata sul sospetto di brogli elettorali e il parlamentare regionale Bruno Marziano, assieme a tutti gli altri deputati siracusani eletti nel 2012, hanno presentato una denuncia alla magistratura per l'accertamento della verità, come ha spiegato lo stesso Marziano, soprattutto sulla sparizione dei plichi elettorali e su eventuali fenomeni di voto di scambio. Inoltre, ove ci siano stati brogli, 5 dei 6 parlamentari interessati con questa sentenza del CGA da innocenti vengono sospettati di essere colpevoli e da vittime diventano carnefici poiché avrebbero violato le regole elettorali. Da ciò che è emerso dalle urne all'elezione del 2012, Marziano non può essere minimamente sospettato di avere alterato il risultato elettorale per una questione di numeri. Nei seggi in cui Giannuso ha preso oltre 300 voti, ha sottolineato il deputato regionale, io ne ho presi 0 e dove Giannuso ne ha presi centinaia, io ne ho presi mediamente 10 a seggio. Così come l'ex deputato regionale di Rosolini ha ritenuto di rivolgersi al giudice amministrativo per ottenere giustizia, al tempo stesso deve riconoscere agli altri il diritto di poter difendere la propria onorabilità e il proprio status. Peraltro, se fosse veramente rispettoso della legge e della giustizia, dovrebbe sapere che l'Avvocatura dello Stato, per chiedere al CGA le modalità con cui ottemperare alla sentenza, ha fatto rilevare una serie di criticità nella sentenza stessa che la rendono di difficilissima applicazione. I maggiori interrogativi che fanno brancolare nel buio riguardano l'elettorato attivo e quello passivo. Riguardo a quello attivo, agli elettori, non è ancora stato chiarito, se mai lo sarà, chi potrà esercitare il diritto di voto. Se chi l'ho già fatto nel 2012, oppure anche chi nel frattempo ha compiuto il 18° anno o ha trasferito la propria residenza cambiando sezione elettorale. E comunque la platea elettorale sarebbe modificata perché ci sono elettori che sono passati a miglior vita. E per quanto riguarda l'elettorato passivo, c'è chi è diventato non candidabile, sia per aver assunto cariche che lo rendono ineleggibile, sia a seguito di vicende giudiziarie. C'è anche il caso di partiti che non esistono più ed è fortemente in dubbio se possa comunque partecipare alla competizione elettorale, oppure parlamentari che tra il 2012 ed oggi hanno visto modificare la propria appartenenza. Adesso bisogna consentire che chi ne ha titolo e diritto possa esercitarlo a propria difesa, conclude Marziano, e consentire che vengano rispettate tutte le norme previste dal codice di procedura amministrativa, per non dire che dagli sviluppi della vicenda penale potrebbero emergere elementi eclatanti in grado di intervenire anche sull'iter amministrativo. E andiamo adesso alla cronaca. C'è stato a metà mattinata un incidente a Siracusa in via Letizia, 2 mezzi coinvolti, un'auto e uno scooter. È da chiarire le dinamiche dell'incidente. Da quello che si può ipotizzare, il conducente era probabilmente impegnato in una manovra e non si sarebbe accorto dello scooter che sopraggiungeva. Ad avere la peggio il ragazzo alla guida della moto, che è stato condotto in ospedale per accertamenti dall'ambulanza del 118. Non è comunque grave, era lucido e rispondeva alle domande dei paramedici. A causa dell'incidente si è registrato un forte rallentamento del traffico. Ed è stato reso noto il risultato dell'autopsia di Nicola Laporta, il 45enne di Floridia, trovato senza vita nel pomeriggio di lunedì nelle campagne della zona del cimitero. Le analisi hanno rivelato che l'uomo è stato raggiunto da 2 diversi proiettili e l'omicidio risalirebbe alle ore immediatamente successive alla sua scomparsa. Rimane da capire se quello che sembra assumere i contorni di un agguato si sia consumato proprio laddove è stato trovato il corpo. Oppure altrove. L'uomo si era allontanato da casa sabato sera, poco dopo la mezzanotte, aveva ricevuto una telefonata, hanno raccontato i parenti. Adesso gli inquirenti stanno cercando di scoprire, anche attraverso l'analisi dei tabulati, con chi ha parlato e se è possibile un collegamento con il delitto. L'analisi dei proiettili permetterà di risalire al tipo di arma utilizzata. Al momento non risultano esserci indagati.
E continuiamo con la cronaca. Poco dopo mezzogiorno di ieri, il comandante della nave FT5, bandiera italiana, in navigazione verso il porto di Augusta, nazionalità italiana, 53 anni, ha accusato un malore. E la centrale operativa del Comando Generale del Corpo della Capitaneria di Porto ha informato quindi la sala operativa della Capitaneria di Porto di Augusta sulla necessità di effettuare una richiesta di evacuazione medica a bordo della motocisterna. La sala operativa della Capitaneria di Porto di Augusta ha immediatamente attivato le procedure di emergenza che prevedono in questi casi il trasbordo dell'infermo mediante l'intervento della motovedetta SAR CP 879 della Guardia Costiera di Augusta. Il marittimo è stato rapidamente imbarcato sulla motovedetta e trasportato subito con un'ambulanza del servizio 118 all'ospedale Muscatello di Augusta per un primo intervento sanitario. E andiamo adesso alla cultura. Il Museo del Papiro, dopo il trasferimento nell'ex convento di Sant'Agostino, apre al pubblico la nuova sede e con un rinnovato allestimento e percorso museale. Quindi oggi, sabato 8 marzo, la nuova sede del Museo del Papiro a Siracusa sarà aperta al pubblico gratuitamente. La riapertura del Museo del Papiro nell'ex convento di Sant'Agostino rappresenta il raggiungimento di un importante obiettivo, quello di avere dato alla struttura museale e che conserva non solo reperti che testimoniano la storia di millenni, ma anche quelli legati al territorio, una sede adeguata alla sua importanza internazionale. Come si ricorderà, l'ex convento di Sant'Agostino è stato restaurato proprio per collocarvi il Museo del Papiro con annessa scuola di restauro dei papiri. In considerazione della risonanza e del prestigio a livello internazionale del Museo del Papiro, la collocazione del museo dell'ex convento di Sant'Agostino arricchisce, tra l'altro, e con il proprio contributo l'offerta turistica e culturale della città di Siracusa e in particolare del suo centro storico. Bene, questa era l'ultima notizia per oggi. Io vi ricordo che oggi, dopo il telegiornale, alle 15.30 ci sarà uno speciale dedicato proprio alla donna, ospiti in studio diverse donne che parleranno proprio di questo importante tema. Tracceremo insieme la storia delle donne, la storia politico-sociale che ha portato alle conquiste al femminile e che ha portato all'emancipazione della donna. Conquiste, come sapete, molto dolorose, segnate anche da diverse sconfitte, anche da tragiche morti, e quindi tracceremo la storia che ha portato poi all'istituzione della Giornata Internazionale della Donna. Auguri ancora una volta a tutte le donne, grazie per averci seguito, arrivederci.